Bella YouTubers, sono Major300 e in questo video si parla ancora di hardcore punk, ma questa volta di un disco famosissimo in realtà, uno dei più importanti oggettivamente, che piaccia, che non piaccia, quindi per forza, del movimento in assoluto più underground statunitense, ovvero Mommy's Little Monster di Social Distortion dell'83, pubblicato attraverso la 13th Floor Records. Va detto che nel 78, per l'appunto, si formarono quei primi gruppi, 78-79, quindi Panic, Social Distortion, i primissimi, un anno dopo, Due Adolescence e altri, che nacquero band hardcore punk, che nacquero però con i fondatori delle quali avevano una cultura musicale ben diversa da quella che potevano avere, per esempio, i NoFX o Rich Kids on LSD o altri che facevano parte della, più o meno, che la chiamo io così, seconda ondata dell'hardcore, che pigliavano da musica d'avanguardia, il progressive rock degli anni 60, Lou Reed, e Zappa, eccetera, eccetera, ma mescolavano anche il tutto con l'hardcore, e il tutto era comunque molto, a volte cadeva nel trash, tranne alcuni picchi. Mentre invece i primi gruppi hardcore erano veramente d'avanguardia perché avevano solo quelle idee in testa, avevano l'idea del punk, dei Wire, Sex Pistols, Damned, britannico, ma era una cosa molto seminale, e la contaminarono con proprie influenze, temi interiori, omicidi, politica, religione, cose terrene, per crearne un genere di protesta antireganista, no? E questo è il concetto base dell'hardcore. E i Social Distortion rientrano perfettamente in questa categoria perché Mike Ness li fondò col presupposto nel cervello di fare un punk che non fosse tale già in partenza. Non è che era purista come i Black Flag, che ai primi tempi si proponevano già molto convinti nel sound. I Social Distortion partirono già molto melodici nella contaminazione in realtà. Perché Mike Ness aveva la fissa di formare, appunto, portare influenze punk, ma soprattutto anche roba da Velvet Underground e Rolling Stones. Ad una prima occhiata, il disco presenta la copertina, molto minimalista, bianco e nero, però disegnata con una certa mano, per carità, è fatta molto bene, non è minimalista come la maggior parte delle volte nei dischi hardcore, questo per mancanza di soldi, e delle volte erano proprio, opere d'arte anche nel niente. E la copertina ci mostra più o meno come dovrebbe, poi è la roba detta, può essere vera o non è vera, secondo quello dichiarato dal gruppo, questo scheletro che guarda la TV è il risultato di una sorta di devastazione nucleare che ha spianato il mondo, e la gente, nonostante lo scoppio e la devastazione nucleare, rimanga piantata davanti alla televisione a rincoglionirsi. Quindi anche lì già uno dei messaggi, dei primi messaggi che cercavano di darsi nell'82-83 per quanto riguarda le intenzioni dell'hardcore. Alla formazione fanno parte Mike Ness, Dennis Dills, Derek O'Brien e Brent Lyles, che erano chitarra, voce, basso e batteria. Vabbè, non stiamo lì. Il disco è già, come ho detto, l'album di debutto dei Social Distortion dell'83, dopo, subito dopo una comparsata nella magnifica compilation Someone Got Their Head Kicked In, che era una compilation vecchiotta, 81-82, troviamo gli Aggression, i Battalion of Saints, gli Adolescence, e i Social Distortion con un paio di tracce, e già lì si capiva, così come in Mommy's Little Monster, che è prettamente uguale a quella canzone che troviamo in quella compilation, lo stile è, ripeto, quindicesima volta, impostazione molto melodica per essere punk, quindi non melodicissima, dell'83, quindi con quella scorza acerba volendo, ma che assomiglia maledettamente a Ocul Albion i Wars di Bad Religion. E qua si capisce perché, in realtà fu un flop quando uscì come disco, perché Ocul Albion i Wars dell'82, che era già intelligentissimo, uno dei picchi dell'hardcore assolutamente, fa seguito questo album qui, che, perché la voce di Mike Ness, attenzione, è confondibilissima con quella di Greg Graffin nei primi tempi, almeno in questo lavoro. E sembra, capisco che a tratti, nonostante non c'entri nulla, a tratti possa ricalcare un po' questo disco di Bad Religion, perché è proprio impostato uguale. E i testi però sono un po' più leggeri, nonostante tutte le canzoni siano magnifiche. Da Creeps, che comunque quella d'apertura presenta c'ha questo cavolo di cane qua che sembra di essere, che ne so, l'Arkham. Si chiama The Crips, ed è bellissimo perché comunque ha già questo ritornello, The Crips un po' ripetuto. E poi la seconda traccia è Another State of Mind, che è una delle più famose assolutamente dei Social Distortion. Poi c'è Telling Them e vabbè, Mommy of Darkness, Mommy's Little Monster, scusate, che è la title track, ed è
impostata in modo molto rock and roll, molto tutto il disco è permeato da quest'aura molto vintage, molto datata, un po' da delle volte richiama, non so, paiono gli SDC in un paio di, proprio per 20 millisecondi alcune volte, quindi è proprio curioso come in realtà i Social Distortion riuscirono a contaminare benissimo le loro fonti, che potevano andare dal rock and roll a, ripeto, il rock progressive, eccetera eccetera. E quindi Mummy's Little Master è un disco cioè proprio conosciuto, che lo conoscono tutti, proprio è fisso. Quindi non è che vi dico ascoltatevelo, perché comunque si sa che è bello. Però non ne avevo mai parlato, e comunque mi sono accorto che i Social Distortion in realtà ultimamente non è che tirano più così tanto, sono anche abbastanza snobbati, tranne in America, che vanno da Dio. Sembra in America c'è questa cosa curiosissima che tipo i Social Distortion sono considerati un gruppo nazionale, cioè gli americani poi in realtà si può dire quello che si vuole, per carità, con ben pochi ci puoi ragionare, sono dei capitali, però è anche vero che hanno una cultura musicale diversa da noi, che siamo provinciali del cazzo proprio. Non devo dimenticare che in Canada hanno una giornata particolare all'anno che è dedicata ai DOA praticamente. Quindi è stata creata una festa nazionale per i DOA in Canada. Questo è assurdo proprio, è una cosa incredibile. Quindi i Social Distortion sono uno di quei gruppi, volendo, cardine del movimento punk statunitense, assolutamente, nonché fra i migliori, perché è inutile dirlo, nonostante non siano poi così forse interessanti a livello personale o come innovazione, ma per il fatto che crearono un bel tipo di punk arcorizzato, fuso, ecco, con il rock and roll. Rock and roll, come Little Tony. Ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti, arconi del tubo.